Ciao a tutti, benvenuti al Salone del Libro di Torino, siamo allo stand CSU Collettivo Scrittori Uniti per il blog Un Libro per Amico Recensioni. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Jessica Maccario, che non ha bisogno di molte presentazioni, autrice nonché parte del direttivo del CSU. Oggi ci presenta due libri, Io ti libererò e In volo con te, e ci parlerà della loro storia. Ciao okay. Jessica, innanzitutto grazie per questa intervista. Grazie a te. Allora sì. Io al momento ho pubblicato 6 romanzi, questi sono due delle opere insomma, di cui vi parlo oggi. Io ti libererò è un romantic suspense, è un genere a cui sono molto legata, che leggo da anni ma che non ho mai provato e per la prima volta insomma, ho voluto cimentarmi in questo genere. È un genere che unisce una parte più misteriosa, suspense, diciamo più thriller, a una più romantica e la cosa più complicata diciamo, è stato proprio cercare un equilibrio tra queste due parti. E in questo romanzo c'è una ragazza che si chiama Sally che deve sia cercare di dimenticare il suo passato nel mondo della droga e cercare di andare avanti, diciamo, e sia viene inseguita per le vie di Londra da alcuni personaggi e non sa mai di chi fidarsi, quindi è una continua, diciamo, un continuo percorso che fa sia dentro se stessa. Quello dell'omosessualità ha come protagonisti una donna e un marito che decide un giorno la moglie di partire per andare ad Amsterdam a inseguire i suoi sogni e lascia quindi la moglie in compagnia della bambina a spiegargli i motivi di questa partenza, quindi lei si trova abbastanza in difficoltà perché non sa come affrontare questo argomento, come affrontare il futuro, come cercare di andare avanti senza di lui e quindi oltre a rifarsi una vita, quindi comunque a trovare un uomo che possa amarla, deve anche cercare di superare la sua paura, le sue debolezze. Personaggi completamente diversi dalla, per quanto riguarda l'aspetto psicologico.
invece proprio affrontare più temi attuali possibili, quindi cerco di insomma, cambiare ogni volta tematica e anche personaggio comunque. Va bene Jessica, grazie per essere stata con noi. Grazie a te. Da Un Libro per Amico Recensioni è tutto, ci vediamo alla prossima intervista. Ciao. Ciao.